che se la partita sia importante, sì, veniamo da due sconfitte, quindi è normale che assume un'importanza ancora maggiore, pur rimanendo una tappa. Il discorso, abbiamo ripreso ad avere un po' di emergenza per varie vicissitudini, non ci siamo lamentati quando era enorme, non ci lamentiamo adesso che è notevole, quindi chi va in campo è più o meno pronto a fare la partita, quindi abbiamo una rosa, la rosa cerchiamo di sfruttarla e questo è. Per migliorare devi lavorare, devi cercare di togliere i difetti che hai, devi cercare di migliorare le qualità che hai, semplicemente lavorando, non è che puoi fare altrimenti. Io sono soddisfatto di come stanno lavorando, questo sì. Poi è chiaro che secondo me abbiamo lasciato per strada dei punti assurdi, un po' per colpa nostra, anzi spesso per colpa nostra più che per merito dell'avversario, quindi su questo dobbiamo assolutamente migliorare, ma questo è un dato di fatto. Quando siamo partiti sapevamo che c'era da fare questa strada, la stiamo facendo e continuiamo a lavorare. Poi arriverà la vittoria e non cancellerà tutto questo, come una sconfitta non cancella il lavoro che è stato fatto prima, quindi è semplicemente una constatazione. I numeri a volte sbagliano, ma questa volta no, cioè, quindi vuol dire, è evidente che noi rispetto a quello che produciamo concludiamo poco e otteniamo meno di quello che produciamo, però anche questo è una cosa, non è una critica, è semplicemente una constatazione con la consapevolezza che dobbiamo lavorare per migliorarci. Quando c'è un problema di varia natura, metti un 25% di ogni, hai detto quattro cose, metti 25% di quattro cose, cioè, no, adesso cosa vuoi che ti dica, che questo non, un giocatore non va bene, cioè, vuol dire, è evidente che abbiamo, dobbiamo migliorare su questo. Prima dicevamo che dovevamo migliorare sullo sviluppo del gioco, ora lo sviluppo del gioco ogni volta che abbiamo messo giù la palla a terra siamo arrivati, quindi poi non abbiamo concluso, un altro discorso, quindi è chiaro che dobbiamo migliorare senza drammatizzare da un lato e con la consapevolezza che, però poi detto questo, io durante la settimana vedo un tentativo di crescita di applicazione, quindi voglio dire, quindi come sempre ogni partita facciamo disquisizioni, poi però le somme vanno tirate sempre alla fine. Abbiamo lavorato bene, con entusiasmo, e lavorare con entusiasmo dopo due sconfitte vuol dire che abbiamo bypassato ricordi vecchi e cominciamo ad assumerci un po' responsabilità nuove, quindi non è un momento particolare, assolutamente no. Poi se tu invece mi dici veniamo da due sconfitte consecutive e quindi è una partita che da essere importante è diventata un pochettino più importante, certo, cioè dopo due sconfitte è chiaro che devi fare risultati, devi provare a fare risultati, poi, ma ripeto, tutto questo è finalizzato al discorso della partita di domani, perché poi c'è un discorso molto più ampio che è finalizzato al momento in cui dovremo tirare le somme. Quando parliamo di lavoro, lavoro significa, cosa intendi per lavoro tu, scusa? Correre? No, significa anche correre, anche mettere forza esplosiva, anche mettere conoscenze. Allora, la forza esplosiva la puoi mettere, le conoscenze devi impiegare un po' più di tempo, perché chi ha meno conoscenze è evidente che se vuole ampliare il suo bagaglio deve piano piano prima capirle, poi elaborarle, poi somatizzarle, poi metterle in pratica, quindi funziona così per tutti. L'Ascoli mi sembra che sia una scuola formata anche da buoni giocatori, alcuni di qualità, uno manca e meno male, perché mi sembrava decisamente un ottimo giocatore, non lo conoscevo però l'ho visto giocare e mi sembra un ottimo giocatore. E ce n'è altri, la Cruz è un buon giocatore, molti, basta pensare che il titolare dell'Under 21 sta in panchina, adesso non so se domani gioca o meno, ma voglio dire,
Però il problema non è l'Ascoli, il problema è siamo noi, vediamo se riusciamo a sviluppare gioco, vediamo se creiamo delle situazioni, vediamo se riusciamo finalmente a finalizzarle, e questo è il nostro. L'Ascoli è semplicemente un avversario, come lo sono tutti gli altri che incontreremo strada facendo. Non vedo un grande... Cioè, è semplicemente una partita importante che noi, come presumo, domenica prossima noi andiamo a Cittadella. Sarà importante anche quella. Quindi voglio dire, non facciamo che ripetere sempre le solite cose. Mezzaroma è venuto, ha fatto piacere, ma come fa piacere quando arriva Lotito, quando c'è proprietario, presidente vicino, ai giocatori fa piacere, perché vuol dire che percepiscono la presenza della società. Se arriva un giocatore, tanto per integrare la rosa, non mi serve. Se arriva un giocatore, deve arrivare un giocatore che porta dove siamo un po' carenti. Ad esempio, se mi porta qualità, è evidente. Non mi serve un giocatore di quantità, mi serve un giocatore di qualità. E preferisco far sì che questi si facciano un'esperienza, perché sennò andiamo a contrastare quello che ho detto dal primo giorno. Il primo giorno abbiamo detto che lavoravamo per costruire uno zoccolo duro, no? E allora vuol dire, se io prendo giocatori già arrivati va a cadere il significato. Se invece questi giocatori, che comunque hanno la capacità di tirare fuori la propria personalità tecnica, è chiaro che ci vuole un po' di tempo per loro, ma una volta che l'hanno tirata fuori, poi significa che diventano poi la struttura portante. Il vero problema, cioè, non si vive di nome, cioè io prendo un nome e così invece di 5.000 sono 7.000. Questo io non lo trovo poco anche corretto, se devo essere sincero. Io credo che quando noi abbiamo fatto una buona partita col Pescara, poi siamo adesso venuti, quando fai calcio e capiranno e vedranno, soprattutto, perché le mie parole valgono zero, cioè valgono con i fatti. Quindi nel momento che la gente vedrà che c'è attaccamento alla maglia, grande disponibilità, grande serietà, grande professionalità e possibilmente calcio o un po' di calcio e soprattutto qualche risultato continuativo, secondo me talmente è l'affetto dei tifosi della Salernitana che ritorneranno allo stadio. Cioè, è inutile vivere di queste cose qua, oggi sono 3.000, 5.000, perché allora viviamo solo in funzione. Io capisco che magari negli ultimi anni c'è stato un po' di distacco sotto questo aspetto, questo mi è stato detto, non l'ho vissuto, però il dato di fatto è questo, perché la tifoseria sono 10.000 e 10.000 possono diventare 9 o possono diventare 11, 18, 5 è evidente che è uno sbalzo un po' troppo elevato. Allora è evidente che questo non è un problema di numeri, ma è un problema di, come posso dire, di quello che noi trasmettiamo, di serietà. Cioè, nel momento in cui piano piano diventerà prioritaria la nostra serietà, la nostra professionalità rispetto al chiacchiericcio di tutte le cose che sono state dette quando io non c'ero, cioè, io credo che la gente tornerà. Quindi voglio dire, io non mi preoccupo dei 5.000, mi preoccupo dei giocatori che devono far sì che dai 5.000 diventino di nuovo 18.000. quindi questa è la strada che noi dobbiamo percorrere, senza ogni volta drammatizzare. Questa è la mia opinione, per carità di Dio, io rispetto le altre, però senza drammatizzare, senza voler enfatizzare niente. Non abbiamo enfatizzato quando abbiamo fatto 3 vittorie in trasferta, almeno io non ho mai enfatizzato, quindi non enfatizzo neanche le 2 sconfitte che secondo me erano assolutamente evitabili. Quindi vuol dire, sono percorsi che noi prendiamo atto, alcuni casi sarebbe stato meglio evitare, però sono esperienze che vengono fatte. Allora, dopo 2 sconfitte, che cosa succede? La verifica più importante per me, certo che vorrei vincere contro l'Ascoli, però la verifica più importante è una squadra impaurita che non ha il coraggio di fare 2 passaggi di seguito, o una squadra affamata, una squadra sbarazzina, una squadra che le 2 sconfitte sono servite per capire gli errori, per poter migliorare. Quindi, ecco, se io ho questa, posso permettermi di dire ancora al di là del risultato. È chiaro che se io faccio un risultato anche migliore, ma figlio della casualità più assoluta, è chiaro che sono un po' più preoccupato. Quindi questo però è il mio modo di visto quello che abbiamo improntato all'inizio e quello che abbiamo seminato in questi mesi.